Ok, home sweet home. Siamo a casa e io sono di nuovo con la mia bellissima vestaglia. Abbiamo ufficialmente acceso il riscaldamento. Sì, siamo arrivati che c'erano 16 gradi, quindi gli abbiamo dato un po' su. Fuori, ricordiamo, ce ne saranno 12, 13. Sì, ce n'erano 8 quando siamo partiti. 7 quando siamo partiti da Londra, 12 quelli che abbiamo trovato qua. E niente, sì, siamo tornati, il viaggio tutto bene, a parte che è stato lunghissimo perché da Londra, Gatwick, dove siamo arrivati a casa nostra, è proprio tutta la circunnavigazione di Londra, più si va verso nord, ci siamo fermati anche a fare la spesa. La lavatrice è appena finito, non so voi se siete quelle persone che lasciano lì i vestiti nella valigia per settimane, ma io ultimamente mi sto impegnando a svuotarla subito. Tu hai svuotato la tua? No. L'ho svuotata io. Ecco, domande retoriche. Perché dovevo lavare tutto quanto, che tra il mare, il sale, il sudore facevo una puzza con i vestiti. C'è stata la Corsica sul frigo? Sì, eccola qui. Ecco. Bella. Quindi allora, conclusione della vacanza. Voto della vacanza. Allora, no, la vacanza mi è piaciuta molto, come dicevamo in macchina tra noi, me, io e Luca, dicevamo la Corsica ha tanti aspetti positivi, tanti aspetti negativi, lui poi li sa meglio di me. Adesso vai pure siediti sulla poltrona, così ti lascio dire le tue conclusioni. Allora, che caldo che fa sto termo, se è una potenza sta casa. Ho abbassato infatti il riscaldamento perché in un'ora si è alzato di 3 gradi la temperatura, è buona. Comunque è incredibile vedere la differenza tra il mare Mediterraneo e i mari del nord. Gli orizzonti del mare Mediterraneo sono sempre afosi, ovviamente il sole fa evaporare l'acqua, quindi non c'è questa visuale lontana. Invece se qua è proprio terzo. In Scozia, ma anche in Inghilterra, in Irlanda vedete proprio questi orizzonti infiniti che sono molto molto impressionanti. Comunque torniamo a noi. Allora io voto, gli do un 8, diamogli un 8 alla vacanza. E motivazioni, allora, cose positive: è un'isola veramente particolare, potete trovare delle spiagge bianche con acque cristalline tipo quelle delle Maldive, e a un'ora di distanza da quella stessa spiaggia, anche mezz'ora, vi potete immergere in un panorama alpino con le capre, i laghi di bello, montagna. La parte montuosa non me l'aspettavo così bella. Veramente una ricchezza che fa invidia a tante, tante altre mete che ho osservato. E il cibo è eccezionale, mi è piaciuto tutto. Sì, è vero, buonissimo. Il cinghiale, questo formaggio chiamato broccio, rimangono nella mia... Ma anche tutti i dolci con le castagne. Sì, lì va tantissimo. Hanno gli affettati, buonissimi. Quello che non sapevo è che principalmente il pesce non sono molto dei pescatori. Tu vai nei villaggini anche sul mare, ma di pesce loro non... Poco o niente. Non gli interessa. Interessa più le cose dell'entroterra, hanno tantissime capre. Poi? Cibo fantastico. E altra cosa positiva, l'accoglienza sì, la gente è molto cordiale, non c'è stato alcun problema. Poi altra cosa positiva, i luoghi, sono le città che abbiamo visto, sono irripetibili, bellissime, hanno tutti questi fiori su tutte le vetrine, sì, tutte le casine vecchie, e la cosa che mi ha fatto piacere positivamente è che c'è poca industria, quindi potete osservare questi paesini come dovevano essere una volta. Ci sono persone che vivono in case antichissime. A Bastia vedi proprio queste catapecchie che mi mette pressione. Queste case molto vecchie con le persone che ci abitano dentro, è una cosa bellissima. Porto Vecchio, stupendo. E la stessa Boccaccio. Come si chiama?
Bonanzio. Bo. Bonanzio. Boni. Bonifacio. Bravissimo. E sì, mi è piaciuto veramente tanto, con questi piccole piazzette nascoste, queste case di pietra stupende, molto bello. E anche ovviamente tutta la varietà della vegetazione, alberi da frutto, abbiamo trovato cachi, fichi, rosmarino, basilico, agrumeti, di tutto. Abbiamo trovato tutte cose che qua ovviamente non ci sono, per cui ottimo. Lati negativi. Lati negativi invece, abbiamo... Allora, inizio io. Fammi te. Vai, facciamo cambio allora. Facciamo, esatto, io dico i lati negativi e tu poi aggiungi se manca qualcosa. Così magari tagliamo corto. Allora, lati negativi, primissimo le strade. Le strade sono strette, tortuose, che il fatto che siano tortuose non è neanche un problema, ma sono veramente piccole, ci sono sassi che sporgono da tutti i lati, sono dissestate, a volte sono sterrate, dei parcheggi ci mandavano giù in strade sterrate tipo ripidissime. E, insomma, io non me la sarei sentita guidare. Luca, lui è contento, quindi finché è contento lui, contenti tutti. Abbiamo fatto quasi tutto il giro dell'isola, a parte la parte nord-ovest, e le strade più o meno sono, sì, sono abbastanza terribili. Il sud è la parte peggiore. Il sud è la parte peggiore, soprattutto per andare in quelle spiagge più famose. Il fatto che siano località turistiche, cioè, sembrava un po' lasciate andare, non sono proprio molto curate. E poi altro lato negativo che a me invece ha, insomma, pesato non poco, che nessuno, quasi nessuno parla inglese, ma proprio zero. Parlano ovviamente francese e qualcuno parla un po' di italiano. Io capisco il francese, ma non lo parlo assolutamente, perché da quando parlo inglese non mi vengono più, faccio molta molta fatica a passare da una lingua all'altra, quindi capivo quello che mi dicevano, ma facevo fatica a rispondere in inglese, poi più o meno, cioè, si riusciva a comunicare, però non ad avere conversazioni, quindi non abbiamo parlato con nessuno alla fine, tranne che per cose essenziali. E poi che altro? I prezzi non sono economici, soprattutto far la spesa, gli alloggi ancora ci si salva, siamo stati sui 60-70 euro a notte per una doppia, colazione sempre esclusa, mai una volta che fosse compresa. I prezzi del cibo, insomma, anche lì compravamo la colazione, il pranzo al sacco e la cena da fare in cucina, perché ecco, c'è da dire che le cucine invece si trovano spesso e volentieri negli appartamentini. E quindi con colazione, pranzo e cena magari spendevamo 20 euro a testa al giorno, con 40 euro mangiavamo in due, anche meno volendo. E poi cos'altro di positivo? Negativo? Dimmi tu, sei tu quella che sta facendo. Allora, data che ci pensi. No, ci sono. Proprio il modo sia di guidare, sia come stanno in mezzo. Allora, Luca dice che secondo lui erano turisti francesi. Io non lo so, però non è... Cioè, sarà che noi veniamo dall'Inghilterra, siamo abituati un po' più alla gentilezza. Ma lì ognuno si prende il suo spazio, la sua strada, la gente guida in mezzo alla strada. No, fidati, sono francesi e posso dire che... Almeno si sono comportati sull'isola veramente da cani. Sì, c'era non, molto... quando ci sono le strade a passing place, non ti, diciamo, non ti danno una mano. Sì, volentieri. Nessuno dà la precedenza, la gente si super prende i suoi spazi, anche la gente che cammina in mezzo alla strada non si sposta. Difatti... La gente di fronte magari a una bancarella, no, che ne so, la gente magari di fronte a qualcosa vede che tu devi passare, sta guardando il telefono, guarda in giro, che ne so, ti vede e finché non gli dici permesso non si spostano. E sì, macchine tutte ammaccate. Sì, le macchine tutte... Ancora non sappiamo com'è finita la storia con l'autonoleggio, perché anche lì l'autonoleggio apriva alle 8:30 del mattino. Noi avevamo il volo alle 10, quindi abbiamo lasciato le chiavi in una buchetta dell'autonoleggio, ma tutti i giorni alle 8:30, ma come si fa un autonoleggio in aeroporto? Quindi non abbiamo parlato con nessuno. Aspettiamo notizie dall'alto. Sì, aspettiamo adesso che ci facciano sapere quanto ci trattengono per il graffio e basta.
Beh, io invece lati negativi, principalmente a me quello che mi dispiace è stata la comunicazione, perché a differenza di altri luoghi anglosassoni dove andiamo, in cui avevo la possibilità di approfondire determinati argomenti, qui non c'era molto da parlare perché loro sostengono di saper parlare l'italiano, quindi io cercavo di imbastire una conversazione, ma era molto limitata. Sì, perché magari anche loro lo capiscono ma non lo parlano. L'unica cosa che ho imparato, che me l'hanno confermata più persone, è che coi francesi loro non hanno nulla a che fare. Non ho visto una singola bandiera francese in tutta la Corsica. Lo sono molto patriottici, quindi dal mio punto di vista è una cosa positiva. Comunque, sì, non ho potuto imbastire molte conversazioni, anche a Dayaccio, l'anziano che ci ha aperto, non siamo riusciti, quello mi dispiace, ma anche colpa la nostra perché non ci siamo preparati per quel francese. E c'è da dire che comunque il corso si capisce, tra di loro io in televisione capivo. E altro lato negativo, lato i bagni pubblici non esistono. È vero, quello anche lì saremmo abituati noi, siamo bene abituati dall'Inghilterra. Le cose che ho trovato sono quanto 50 centesimi in stazione. In stazione bisogna andare, oppure dentro i supermercati. E, altro lato negativo, come dire... Adesso sì, principalmente li ho già esposti. Non sono attrezzati bene per il turismo, ovvero che è anche un lato positivo, non per forza negativo, ma comunque non c'è, come dire, anche per i bambini non ci sono aree o per i camper. È abbastanza complesso sia per la grandezza delle strade, sia per come sono le strade, soprattutto al sud, sia soprattutto per i parcheggi nei centri abitati. È vero, parcheggiare nei centri abitati. E ad Ajaccio sono diventato letteralmente terribile. Scemo a entrare con un mezzo. E poi non sono segnalati. Per non parlare di Bonifacio. Sì, ci sono i parcheggi quelli grandi, no, a pagamento, però non sono ben segnalati, non si capisce niente. Cioè, noi tra l'altro siamo andati in quella che non doveva essere la alta stagione. Io non oso immaginare che cosa diventa d'agosto con l'isola. Siamo stati a metà settembre, sì. Ed è veramente pieno. Quindi la consiglieresti? Sì, è da fare con la moto. Sì, sapete, esatto. Andare con la moto, andate bello, con la moto. Bello, con la moto. E come dire, non aspettatevi una vacanza magari come può essere in un luogo attrezzatissimo, che ne so, come può essere il Veneto o... non lo so, la Liguria. Siate pronti a dover comunque adattarvi un pochino, adattarvi alle varie esigenze che avrete lì, però ne vale la pena, dai. Ne vale assolutamente la pena, esperienza indimenticabile, promossa. Le due cose si bilanciano a posto, ottime cose negative si bilanciano. Ho già creato una specie di piccola Corsica sulla nostra cartina con del sughero. E vogliamo tornare nel Mediterraneo, di sicuro. Più avanti. Sicilia e Sardegna sono le due prossime, o Creta, voglio vedere altre isole del Mediterraneo. Bene. Per fare una classifica. Salutiamo, che sono già un quarto d'ora che parli. Vabbè, domani mattina si va a lavorare, dai. Dobbiamo guadagnare un po' di soldini per ripagare la vacanza. Salutiamo allora. Ciao a tutti. Ciao a tutti, alla prossima. Al prossimo viaggio. E ciao a tutti, ciao ciao!